Abbiamo con noi Nausicaa Scacco, sì. È bel nome, Nausicaa, cioè se ne sentono pochi, insomma. Sì, mi raccomando, claro. Rigorosamente con due A alla certo. fine. Allora, ci racconti un po' questa realtà, innanzitutto perché questo nome 6x6? Allora, il bar è sempre stato chiamato 36, con le varie gestioni può essere stato scritto a lettere, a numeri. L'ultima gestione ha deciso di mettere la tabellina. Perfetto, ognuno 6x6, non si ammette ignoranza. No. Benissimo, allora, caffè 6x6, quindi si parte dalla caffetteria la mattina, però ci sono vari step fino alla sera tardi. Sì, abbiamo la caffetteria la mattina, il pranzo, poiché è un bar è anche tavola calda, e pomeriggio per aperitivi, la sera per la cena e poi fino a notte. Fantastico, quindi veramente... come dire, un posto dove ci si ritrova un po' tutte le ore. Sì. Soprattutto adesso che, non so, è estate, un bel aperitivo, un bel apericena, ci sta tutto, vero? Certo. Oh, e dicevamo appunto che voi organizzate feste a tema. Sì, organizziamo molte feste a tema e l'ultima che abbiamo organizzato è stata anni 80, ma abbiamo organizzato feste per carnevale, quindi tutti travestiti, e per compleanno, l'ultimo compleanno abbiamo fatto stile Hollywood con maschere dei personaggi famosi. Figo. Sì, 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 sì. Figo, che sei tu la promotrice di queste feste? Io e l'altra ragazza, Federica, okay. che lavora insieme a me. Bello, 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 bello. Oh, ragazzi, fino all'una, alle due nel weekend, sì, vero? Sì, sì, sì. Ecco, quindi festa grande, senti un po' la location, il posto com'è? Allora, non è proprio la zona centrale del paese, però ha una parte della caffetteria, quindi il bancone è all'entrata e di lato ci sono tutti i tavoli per la zona della tavola calda e uno spazio, diciamo, fuori, non abbastanza grande, però organizzato. Piacevole. Sì. Organizzato assolutamente bene. Piacevole. Benissimo, senti Nausicaa, a parte organizzare insomma un po' le feste, che hai parlato di un'altra ragazza, che ruolo avete all'interno del bar? Noi siamo le dipendenti. Ok. Sì. Ok, quindi mandate avanti un po' i sì, lavori. Sì, siamo noi quelle forti, non quelle, è il titolare, ecco, siamo noi. Io non l'ho detto, Ho firmato la liberatoria. Bene, bene, quindi siete voi due sì. a gestire un po' tutto. Le feste soprattutto. Non avevo dubbi su questo. Gli impicci li lasciamo al principale. Giustamente, giustamente. Io ripeto, a firmare la liberatoria principale, a firmare la liberatoria. Allora, Nausicaa, allora ci troviamo a casa, abbiamo detto a via, sì. Viale Giorgioli 29. Sì. Aperto tutti i giorni? Tutti i giorni, d'estate la domenica ce ne andiamo al mare. Che mi sembra un'ottima un'ottima cosa. Sì. Ovviamente poi quando organizzate queste feste lo comunicate a tutti, non so. Sì, 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 dei perché post. Abbiamo sia il contatto Facebook che su Instagram, tutti e due i social, il caffè 6x6. State organizzando qualcosa prossimamente? Ancora no? Ancora no, ancora no. Ok, ok, però presto, insomma. Sì, 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 sì. Ci sarà qualcosa che uscirà dal cilindro, allora dovete scrivere caffè 6x6, proprio 6x6, come la tabellina, quindi 6 al numero. E lo troverete così, ovviamente, su Facebook, abbiamo detto Viale Giorgioli 29. Chi si occupa dei cocktail da bere? Sempre tu? Io sì, ho fatto perché il corso da barman, okay. Sì, quindi la parte cocktail tocca a me, l'altra ragazza è... più caffetteria. Caffetteria, sì, bravi, molto brava. Divisi i compiti, giustamente. Allora, salutiamo il titolare, mi scusi titolare, sì. non era preparata. E ringraziamo Nausicaa Scacco, grazie Nausicaa. Grazie a voi.